Bentornati nel giardino di Villa della Portabozzolo a Casalzuigno, provincia di Varese. Sono Daniele Zorzi, il giardiniere. Nell'attesa dell'imminente apertura e di ritrovarci quindi presto a passeggiare nel nostro splendido giardino, oggi vogliamo omaggiare la regina del mese di maggio, la rosa, che qui a Casalzuigno in questi giorni è davvero la protagonista indiscussa. Lasciandosi la villa alle spalle, infatti, si entra nel giardino delle rose. Un vero tripudio per gli occhi e una gioia per tutti gli appassionati. Il progetto è nato nel 2012 grazie alla collaborazione dell'architetto del paesaggio Umberto Jolly e la vivaista Anna Peyron. Il risultato è una collezione di circa 1000 diverse varietà di rosa, dalle rose galliche del Settecento sino alle specie più recenti della seconda metà del Novecento, selezionate in base al catalogo Le rose classiche di Peter Bills. Piantumate sui terrazzamenti del Forteto e nei parterre laterali dello Scalone, sono arrivate non solo dall'Italia, ma anche dalla Francia, Danimarca e Belgio. Tra le rose più insolite mi piace citare la Roxburghii plena, una splendida rosa botanica con fiori doppi color rosa carico, che si aprono da boccioli ricoperti di morbide spine verdi come se fossero dei ricci. I beni del fai stanno per riaprire. E le splendide rose di Villa della Portabozzolo vi aspettano appena possibile. Un saluto caro a tutti.